Movimento 5 Stelle chiederà al ministro Piantedosi di fare chiarezza su come è uscito fuori questo video del giudice apostolico alla manifestazione per la Diciotti. Guardi, noi riteniamo che sia gravissimo, tra le enormi gravità delle cose che sono successe in questi giorni, ma questo è un episodio, l'episodio più grave di tutti, che un ministro di questo governo, il ministro dei trasporti, entri in possesso di un video, verosimilmente in possesso del Ministero dell'Interno, filmato nel corso di una manifestazione, dove è in atto una vera e propria schedatura, è diffuso sui canali social del ministro per fare un'attività di fatto di propaganda politica e di aggressione, verbale nei confronti di un magistrato che nell'esercizio delle sue funzioni ha emesso un atto contrario al governo. Può essere opinabile l'atteggiamento di un Certo. magistrato che partecipa ad una manifestazione, questo poi ciascuno può farsi la sua idea, però io credo prima di tutto che nell'esercizio delle sue funzioni debba essere imparziale e io, leggendo gli atti, insomma, credo che sia stato imparziale perché ha rilevato di fatto il fatto che quella norma, noi l'avevamo già denunciato ai tempi, non era conforme nella Costituzione del diritto comunitario e poi il diritto di ciascun cittadino di non essere schedato e di non essere rilanciato sui profili social in via estemporanea per un attacco politico.